un 64enne domiciliato a Montecchio Maggiore, il cui nome appare tra le 12 persone indagate per un vasto traffico internazionale di cocaina con il Sud America, con le file tenute in mano dell'Andrangheta. È stato scovato dalla Guardia di Finanza in qualità di percettore di reddito di cittadinanza. Si tratta di Giovanni Marte, cittadino vicentino di origini meridionali della provincia di Reggio Calabria, al quale, dopo l'indagine delle Fiamme Gialle, è stato sospeso il beneficio di welfare su ordine del Tribunale di Venezia. Ha fatto a tempo a incamerare poco meno di 3.300 euro prima dell'intervento mirato della Guardia di Finanza di Vicenza. Un nuovo capitolo a margine dell'operazione Baccalà Piccante, che 2 mesi fa ha portato a sfaldare una solida rete di rifornimento e distribuzione all'ingrosso di droga, cocaina in particolare dal Perù passando per la Slovenia. Nel blitz delle forze dell'ordine furono ben 480 kg individuati e sequestrati in un camion. Con la procura antimafia a coordinare il colpo sferrato al giro d'affari legato alla malavita e un piccolo imprenditore di Schio già condannato, Luigi Carollo, 8 anni di reclusione. Nonostante fosse coinvolto in una vicenda illecita e ora si trovi in carcere per la custodia cautelare dai primi di febbraio, Marte aveva richiesto e ottenuto il sussidio da parte dello Stato. Intascava 410 euro mensili da giugno del 2020, pochi centinaia di euro, quindi in confronto al valore del giro di droga per decine di milioni di euro in cui risulta indagato. In virtù di questo nuovo risvolto scoperchiato grazie alle indagini dei finanzieri vicentini, che se è vero che può considerarsi marginale sul piano economico, gode al contrario di un'altra valenza su quello morale e sociale. L'indagato è stato raggiunto dalla nuova notifica direttamente in carcere. Subito in seguito alle evidenze inconfutabili e agli approfondimenti emersi dopo la segnalazione del nucleo di polizia economica finanziaria, il giudice lagunare ha disposto l'immediata sospensione dell'erogazione del denaro.